Identità, appartenenza ad un territorio, sostegno ad una comunità, ma soprattutto difesa della patria. Quanti valori in una penna sul cappello, il cappello sulla testa degli alpini, gli eroi della Grande Guerra e glorioso corpo delle forze armate impegnato oggi più che mai nella difesa di una nazione intera. Nell'ultimo weekend prima dell'estate a San Valentino Citeriore si sono ritrovati tutti i gruppi dell'ottava sezione per un raduno culminato con il suggestivo corteo da Porta Grande a Largo San Nicola. Una sfilata aperta e chiusa dalla fanfara della sezione Abruzzi e dalla banda di Caramanico Terme e composta da rappresentanti delle principali sezioni della provincia di Pescara, oltre alle donne con abiti tradizionali e le immancabili conche, presenti anche tutti i sindaci della zona e soprattutto l'intera comunità di San Valentino. Gli alpini rappresentano le forze armate, noi siamo un'associazione d'arma, abbiamo fatto il militare e quindi siamo a difesa della patria. Però oggi il nostro compito è un altro, il nostro compito è la pace, la serenità, l'assistenza a chi ne ha bisogno e noi siamo sempre pronti sul pezzo per intervenire in qualsiasi momento. Come è strutturato il vostro gruppo locale? Il nostro gruppo locale è strutturato da 60 iscritti e funziona perfettamente anche non solo in queste occasioni ma anche in occasioni diverse, a volte di protezione civile, servizio. Non dico cose belle, ma sistemiamo pure il paese quando c'è bisogno, quindi siamo sempre attivi su questo territorio. La presenza degli alpini è anche motivo per far conoscere quali sono i valori che il corpo propone, ma soprattutto anche l'importanza che oggi le forze armate assumono in tempo di pace, sia nelle missioni all'estero, ma soprattutto, ed è la cosa più importante, anche valorizzare l'opera che il Corpo degli Alpini, ma anche l'Associazione Nazionale Alpini, svolge in ambito di protezione civile in occasione di calamità o comunque tutte le volte che la protezione civile deve intervenire. La presenza sui nostri territori, le nostre piccole comunità, di eventi come questi non fanno che rafforzare ancora di più l'attenzione che bisogna avere nei confronti delle zone interne. È come accendere un riflettore sulle nostre comunità che rischiano di scomparire e alle quali loro comunque sono fortemente attaccati e lo dimostrano con le opere.